Noi siamo chiamati a intercedere presso il Signore per la riparazione delle colpe precedenti, ma non condividiamo i mali precedenti, cioè le colpe precedenti. Noi possiamo pagare in Cristo Gesù le pene dovute ai peccati, ma non ereditiamo il peccato, non ereditiamo i vincoli del maligno che hanno legato i nostri avi. Però l'ambiente in cui viviamo, i peccati in cui di nuovo cadiamo, può fare operare quei demoni che hanno operato nelle generazioni passate anche su di noi, può ricreare i legami generazionali, per cui l'antidoto contro tutte le tale generazionali, l'antidoto è l'Eucaristia, è la vita di grazia, è il battesimo. Vivendo in Cristo Gesù siamo creature nuove, le cose vecchie sono passate, ne sono nate delle nuove, ed è per questo che dobbiamo ringraziare il Signore, benedire il Signore e vivere in grazia di Dio, celebrare l'Eucaristia. E quando sentiamo dei disturbi, ecco, l'Eucaristia è il risanamento. L'Eucaristia mette la riparazione di tutti i peccati passati. L'Eucaristia allontana i demoni. L'Eucaristia scioglie tutti i legami. L'Eucaristia può anche liberare dal purgatorio tante e tante persone. L'Eucaristia può, eventualmente, che siamo attaccati dai demoni che hanno oppresso i nostri genitori, eventualmente dannati, ci ripara da tutta questa condanna, per cui non è operante in noi tutto quello che di male c'è stato nelle generazioni passate, perché ognuno risponde nelle proprie azioni. Noi non rispondiamo nelle azioni dei nostri avi, soltanto siamo chiamati in Cristo Gesù a riparare le colpe dei nostri avi, e questa riparazione è sorgente di vita per noi, è sorgente di vita perché è un atto di amore. Signore Gesù, noi siamo uniti a Te. Noi vogliamo celebrare l'Eucaristia ogni giorno, uniti a Te, sicuri di essere congiunti con Te, che sei il datore della vita. Noi siamo sottratti alla morte e a tutti i danni che ha fatto in noi il peccato attraverso questa vita battesimale che viviamo con Te e attraverso l'Eucaristia in cui riviviamo il nostro battesimo e in cui ci viene data la Tua grazia. Signore Gesù, Ti ringraziamo perché attraverso i santi sacramenti, il battesimo, la penitenza, che è secondo battesimo, la riconciliazione con Te e soprattutto attraverso l'Eucaristia, Tu ci congiungi con Te e per noi non c'è nessuna condanna. Secondo quanto è scritto qui, non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Amen.